Benvenuti a una nuova live nel salotto dello Scarabocchiature. Questa volta con noi ci sta un amico, un caro amico dell'associazione che da tempo seguiamo e vediamo impazzare i suoi bellissimi disegni sui social. Lui è Franco Dotti. Ciao Frank. Ciao Marco, ciao, grazie di questa disponibilità, mi fa molto piacere. È la seconda volta, come ti dicevo prima, che mi presentate e che io mi presento, insomma, ecco. È un Ok. piacere, grazie a te per aver accettato l'invito. Nel frattempo che vengo, ci raggiunge qualche amico, posso Certo. chiederti, giusto per chi non ti conosce, come sei arrivato al disegno, un po' la tua formazione? Allora. Perché Franco Dotti fa fumetti? Bravo. Allora, non proprio fumetti, però Fa illustrazioni. sì, no, ecco, mi sarebbe piaciuto disegnare fumetti. Allora, mi spiego. Dunque, diciamo, non so per quale ragione mi è sempre piaciuto disegnare fin da bambino. All'elementare ero insieme a un altro che era anche più bravo di me, insomma, ero portato per il disegno. Mi è sempre piaciuto e ho sempre disegnato praticamente. Scuole non ne ho fatte, sono, diciamo, posso, anzi, diciamo, sono un autodidatta. Ho sempre copiato da foto, eccetera, da chi è più bravo di me, ce ne sono tanti, perché è bene copiare da chi è più bravo, non da chi è più scarso di te, e per cercare di migliorare sempre, insomma, ecco. E ti dirò che adesso che ho 66 anni, disegno molto meglio adesso di quanto ne avevo, che so, 46, per dire, solo 20 anni fa. Disegno molto meglio. Se vedo dei disegni di 20 anni fa che ho ancora da qualche parte, eccetera, così, dico, mamma mia, che schifo. Cioè, nel senso che sono riuscito ad affinarmi e sono, nel mio piccolo, migliorato. Ecco, tutto lì. Ecco, Ma fa faccio diciamo. fatica a credere che sei autodidatta, perché veramente le tue illustrazioni sono Giuro. bellissime. Grazie, sei troppo gentile. Comunque, cioè, sai, adesso poi sono 5 anni dal 1° di maggio. Che deve arrivare, eccetera, o primo di giugno, adesso mi sbaglierò di un mese, sono 5 anni che sono in pensione, fortunatamente, ho lavorato poi tanto, 44 anni, perché che sia chiaro. E detto questo, adesso posso, cioè, mentre prima avevo poche ore a disposizione tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, adesso ho tutti i giorni a disposizione per poter disegnare se ho voglia. Quindi io praticamente quasi tutti, almeno 5 volte alla settimana disegno, faccio qualcosa. Quindi Hai dobbiamo capito? ringraziare la tua meritata pensione se adesso stai sfornando queste belle Sì, cose. anche perché ho il tempo, capito? Mi alzo 7:30, 8:30, così, eccetera, mi faccio un caffettino, un po' di colazione, eccetera, poi mi metto, guardo qualcosa e mi metto a disegnare e sono capace di farne anche 2 o 3 in una giornata, hai capito? Quindi tu sei autodidatta, ma come si, cioè, così a questo livello, soltanto con la pratica sei riuscito ad arrivare? Ho letto dei manuali, non lo so se sei Allora, stato. Hai seguito qualche artista? Come si sì, fa ad arrivare a no, questo livello? hai perfettamente ragione. Ho 6 o 7 volumi che sono vecchi. Tu pensa che sono del 1968. Quindi Disegnare è facile, disegnare è facile, dipingere è facile. Adesso non mi ricordo gli autori, ce li ho qui di dietro, dovrei andare a prenderli, però No, non ti preoccupare. sono due autori molto autorevoli. Lui è un disegnatore eccezionale e quell'altro che parla, eccetera, si spiega in maniera molto bene, anche se uno non ha studiato, non ha fatto scuola, niente, non di disegno, intendo dire, che fa fatica magari a capire, riesce a capire lo stesso perché te lo spiega in maniera molto, insomma, molto terra terra anche, ecco, diciamo. Fanno un tandem tutti e due dove ti spiegano e ti fanno vedere. Io lì, cioè, guardando lì, ho appreso qualche tecnica. Poi ti dirò, ho ripreso a disegnare da una ventina d'anni a questa parte. Avevo un po' smesso, capito? Un po' per problemi, un po' per cose, eccetera. Avevo un po' smesso e allora quando ho riniziato ho dovuto tornare a consultare questi volumi che ho e che terrò sempre, che sono ancora validi adesso perché non c'è niente di nuovo, perché avevo dimenticato certe tecniche. Certe cose, un po' di prospettive, le prospettive saprai che sono tre: c'è la prospettiva lineare, quella obliqua e anche quella aerea. E anche l'essere umano ha una sua prospettiva, che può sembrare strano, ma è così. Che se io disegno una persona vedendola da lato, c'è una prospettiva, dal basso uguale, di fianco uguale, seduto, cioè per dire, e lì ti spiega proprio tutto, insomma. Comunque, non mi ha mai insegnato nessuno, io.
con riviste, con libri autorevoli e copiando, e mi sono formato così, insomma, ecco, Ah, quindi formato. diciamo autodidatta tutte curte, con i Ah, sì. manuali. Assolutamente, assolutamente. Immagino una grande pratica a questo punto, Sì, immagino, quindi ti sei esatto. esercitato tanto. Tu sei arrivato a un livello che io non avrei mai pensato che tu fossi Ti autodidatta, ringrazio. di particolarità. Pensavo almeno un'accademia, una scuola d'arte ci No, 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 fosse alle spalle. allora, ho fatto 3 anni come, scusa, mi ero dimenticato di dirlo, però c'era scritto insomma, quando ho presentato un portfolio, eccetera, che mi ha chiesto Mirko, eccetera, c'era anche la mia, come si chiama, La aiutami, bio, la biografia. Figurati, ecco, la biografia, non mi veniva del tema, sono un po', figurati, la biografia. capisci, ecco, una mia Confesso biografia. che non la ricordavo, non la ricordavo, Ecco, perciò te l'ho chiesto. ho fatto 3 anni come grafico pubblicitario, però Ah, ti meno posso male. dire, sì, no, ti posso dire, perché allora scuole di fumetto allora non esistevano a Bologna. Sì. Bisognava andare a Milano, che allora, ti parlo degli anni 70, 73, 75, allora era la patria del fumetto, del disegno, allora, non so se lo è ancora. E se no avrei frequentato una scuola di fumetto, però mi è servito a poco e niente, ecco, diciamo, sì, un pochettino, ma poca roba. Se sono Diciamo. così come sono adesso, non è stato per i 3 anni di grafica pubblicitaria, che erano 5, Marco, ma per problemi familiari non ho potuto continuare. Ecco. Allora, stanno arrivando i primi saluti che ti rimando. L'amico Massimo Cartocci, buon pomeriggio a Oh, tutti, al maestro Dotti. Vincenzo saluto. Basile fa parte dello staff. Grazie Vincenzo, grazie anche Vincenzo Basile Massimo. si prende una pausa dalla sceneggiatura che stava scrivendo per seguirci, quindi lo ringraziamo. Cristina Di Ok. Matteo. Paola Di Maio, altra Ciao, nostra ciao membro Paola, buonasera e grazie anche dello al staff. signor Massimo che mi ha chiamato maestro, troppo bello, troppo buono. E lui, Magari. Viviana Giovannini, anche lei bravissima autrice, Molto, e la nostra amica Tonia Gentile, molto, molto brava, bravissima molto brava. autrice, anche lei Grazie ci sta Tonia. seguendo. Noi abbiamo un pubblico, oltre che di interessati, anche un po' tecnico, quindi magari ti arriverà pure qualche domanda, perché sono la maggior parte, sono Certo. quasi tutti disegnatori. Certo, a me fa piacere. Cercherò di rispondere a tutte le domande che mi fate nel mio Io, giro nella prima professionale. cosa che gli ho detto appena ho visto l'inquadratura a Franco, gli ho detto bellissima parete, bellissimo sfondo, e lui mi ha Sì. risposto l'ho fatto io. È Cioè, voi vero. che gli volete dire al nostro Frank? Guardate la cosa che ha fatto. È vero. Aspetta che mi sposto un E attimo. poi l'ho capito dopo, ma me l'ha detto Ecco. anche lui, che in effetti proprio subito dietro è un mobile. Cioè lui ha dipinto un mobile e poi i Sì. lati sono parete, Sì, tutto di sua mano. è tutto un po'. E lui è autodidatta, cioè guardate qua. Io l'ho Guarda qui. invitato già a casa mia perché mi deve fare un paio di paretine, poi ci mettiamo d'accordo sul. Questo è il tuo studio, immagino. Questo è il mio studio dove diciamo. Sancta Sanctorum del nostro Dotti. Scusa, giro un po' per far vedere un pochettino, hai capito? Sì, hai fatto benissimo. C'è anche Batman È qua, vedi? stupendo. Complimenti. Io vedo Grazie. uno sferato, una Catwoman bellissima. Sì, Queste le ha fatte tutte lui a mano, chiaramente. Sono copiandole superiori. chiaramente perché non sono di mia fattura purtroppo, però sono diventato un po' matto a fare Catwoman lassù, perché Questa è soprattutto la in Celsio posizione, mi verrebbe da dire. sono diventato un po' matto perché è un po' difficoltoso, ecco. Cioè, soprattutto il cerchio e la luna. Se ti dico come ho fatto la luna non ci credi, c'ho uno specchio di là in sala, l'ho Lo preso, sono specchio andato su con rotondo. lo specchio pesante, l'ho tenuto fermo, non so come ho fatto, guarda. Ma vedi, la necessità aguzza l'ingegno. Comunque, Guarda, non so complimenti come ho anche per lo fatto, sfondo. E da stanno solo. arrivando chiaramente complimenti per lo sfondo. Comunque, se volete un muro di Dotti, invitatelo a Grazie casa, lui è Tonia. disponibile. È di Bologna il nostro amico, della patria dei disegnatori. Sì, sono di Bologna, infatti. Ah, Viviana, nostra Viviana, anche lei bravissima disegnatrice. A me piace moltissimo la spontaneità di Franco, all'umiltà del vero artista. Bravo, Frank. Grazie Viviana, molto piacere delle parole, ti seguo anch'io ogni tanto, vedo che vai a delle fiere, eccetera, sei molto Viviana è brava bravissima comunque. anche lei, quindi Ah, ho avere un visto io che brava. complimento. Avere un complimento da Viviana non è da tutti, quindi vale doppio, mi permetto di Ah, dire. sì, sicuramente, no, è molto bravo, ho visto, infatti ogni tanto quando vedo qualche suo disegno che mi piacciono tutti, qualcuno in particolar modo di più, allora dico qualcosa, insomma, ecco, giustamente. Faccio Allora, complimenti. oltre a Dimmi tu. questa bellissima parete, comunque vi ripeto, se volete Frank a casa vostra che vi dipinge casa.
chiamatelo quando volete, ci organizziamo. Cioè... Tenete presente che lui sta a Bologna. Quel problema. Per la posizione, dipende dove siete voi. È vero, è vero. Bisognerebbe essere un po' vicini magari. Io ho detto, se viene a Napoli lo risarcisco a sfogliatelle, comunque poi ci mettiamo d'accordo in privato, senza che... Dai, o chissà mai che si possa fare, dai. Allora, ritornando a noi, sì. Tu hai fatto anche dei bellissimi omaggi, dei ritratti a noi dello staff dello Scarabocchiatore, per il quale ti ringraziamo tantissimo. Prego, quindi tu fai anche ritrattistica. Sì, ecco, mi piace molto, come potete vedere, a parte personaggi del fumetto, soprattutto femminili, non che abbia problemi a fare un uomo, ci mancherebbe, però mi piace più fare personaggi femminili. Sono mi piace molto... come noi. Sì. Mi piace molto fare ritratti ad amici, conoscenti, personaggi dello spettacolo, che possono essere sportivi, cantanti. Capito, così mi piace. Sì. Ho visto anche un Tim Burton poco tempo fa che ho condiviso, sì. Bellissimo. Purtroppo un mio amico mi ha detto, dice, ma tu ritrai i morti. Cosa vuol dire ritrago? Sul momento non avevo capito, ma ha detto bene, perché quando muore qualcuno, che chiaramente mi piace... Tim Burton è vivo ancora, quindi. No, muore qualcuno nel senso, non so, un cantante, un attore, eccetera. Io mangio. Ecco, l'omaggio con un ritratto, lo dici, ritrae morti in questo senso qui, ecco. Sì. Comunque, Vincenzo Basile ti ringrazia come l'ho fatto io del bellissimo ritratto. Che gli è, grazie Vincenzo, ho visto, sì, sei stato gentilissimo, mi ha ringraziato tanto quando l'ho fatto, ma l'ho fatto volentieri perché mi sembrava giusto, visto che a me piace fare questa cosa qui, fare queste cose, mi sembrava giusto, come ho fatto anche con Violò e la sua compagna o moglie, non so... questo non lo compagna, so. Compagna, che compagna, salutiamo. Okay. Bene, Serena. Certo, saluto Serena, non so se sta guardando, ma non è un problema se non guarda, ci mancherebbe. E mi sembrava giusto fare voi collaboratori, hai capito? Anzi, se me ne manca qualcuno, me lo dici, che me lo segno e lo faccio. Ti faccio sapere. Sapere. Magari qualche new entry dello staff c'è stato, te lo faccio sapere, te la lancio. Certo, dimmelo che lo faccio molto volentieri. È una curiosità che non ti ho mai chiesto, perché a volte lo do per scontato, ma tutte queste opere che fai, tu sei disponibile poi a privartene, cioè a cederle, allora, a venderle? Ora ti spiego, Marco. Allora, la stragrande maggioranza disegno su A4, ma su fogliacci, su quelli proprio da, e me li tengo io, da... Tipo stampante, da per intenderci. Bravo, da stampante, da fotocopie, e me li tengo io, eccetera. Poi, se qualcuno mi chiede qualcosa, ovviamente uso della carta buona, Fabriano 220, cioè, giustamente. Quindi, diciamo, tu li fai a commissione. Se te lo chiedo, me lo fai sistemato, insomma, quella sarebbe la cosa. Il problema, diciamo, proprio problema, no, diciamo che il 90,9% dei disegni sono per me oppure sono gratis nel senso che... lo faccio per un compleanno di un amico, per il figlio, la figlia di mia moglie, una ricorrenza, un matrimonio. Vabbè, tu lo fai proprio per divertimento. Sì, per divertimento. Poi se qualcuno, grazie, mi fa una commissione, mi faccio pagare poca roba, però mi sembra giusto farmi pagare, insomma, ecco, anche perché il materiale... Quindi, questo per capirci, se io ho visto Tim Burton, se io ti chiedo quel Tim Burton lì, tu mi dici, l'ho fatto un po' così, su carta così, se vuoi te lo rifaccio, rifaccio e ti dico quanto è. Cioè, funziona così, ho capito bene? Certo, esattamente, te lo faccio su, adesso non guardare, qui ho preso il primo perché questo non mi piaceva, questo qui che è un po' più grande di un A4, un pelino più grande, non mi piaceva, non mi veniva bene, allora mi sono fermato. Perfetto, è un art fede, vabbè, ho capito il senso. Sì, e carta Fabriano, un po' robusta perché non è 125 mg, insomma, milligrammi quello che è, e 250, quindi anche una certa robustezza, e carta buona, eccetera. E allora, ecco, vuoi Marco Ferrandino, Marco, vuoi Tim Burton, te lo rifaccio uguale o con poca differenza, però su carta buona. Tanto la mano è quella, poi se vuoi un Marco Ferrandino ancora meglio, tu glielo fai. Certo. Quindi certo. In questo caso io volendo potrei anche, cioè proprio così dicendo, visto che me lo fai apposta, a chi lo commissiona, posso anche chiedere la grandezza, diciamo, se lo voglio una 3. Ah certo. Quindi possiamo anche venirci incontro sul tutto. Certamente, adesso questo è, non so quanto, allora la 4 sappiamo il formato, questo qui è invece un 24 per 30, 30, un 24 per 33.
questo okay. qua, ah, un po' più grande della 4. Giustamente dicono il giusto, il lavoro di un artista va pagato, complimenti, bravissimo. Grazie Roberto Ruggeri, grazie molto. Roberto gentile. Ruggeri, chiaramente il nostro Frank disegna per lo più per lui e io gli faccio i complimenti perché è la cosa più bella del mondo disegnare per se stessi per stare meglio, però in caso di qualcosa è lavoro e quindi chiaramente lo chiamate, lo contattate in privato e lui è felice di accontentarvi. Sono arrivati anche i saluti del nostro Manchester, il nostro scarabocchiatore. Grande, te l'ho, boss. Il boss, boss. Allora, io scusa se t'ho trattenuto, perché io ero molto curioso sul tuo lavoro. Però in realtà noi stiamo qua perché tu ci hai promesso di disegnare in diretta. Certamente, sono qui la matita, una bella vantella. Allora, condivido lo schermo dove il nostro Frank. Eccola, già vedete una bozza che ha fatto a matita. Eccola, non ci può stare il foglio, è perfetto. Aspetta, Eccola là. Vediamo se qualcuno indovina qual è il soggetto. Lui già ha fatto la matita e ci farà vedere come china, giusto Frank? Sì, perfettamente. Perfetto, perfetto. Ecco qua. È una bella figliola, come si dice a Bologna? Sempre. Il bolognese come si dice, bella figliola? Oddio, guarda, allora non sono molto bravo con... Non sono molto bravo. Beh, comunque l'hanno riconosciuta subito. Molto Viviana, anche lei l'ha fatta spesso. L'ho vista anche lei. Vampirella, bravo. Hai capito? Non te lo saprei dire come dialetto bolognese. Ah, ok. È vampirella. Sì. Mi scuso. Di cosa? Ah, del dialetto bolognese. Vabbè, non è la cosa più importante. Figurati, tranquillo. No, certo, per dire. Va bene, allora, guarda. Tu chinerai, giusto per chi ci segue ed è un appassionato o ha le prime armi, cosa usi per chinare? Allora, adesso ti spiego subito. Innanzitutto questo foglio qua, che foglio è? Allora, questo è proprio un foglio buono, è quello 24 che ti avevo detto per 33, è carta Fabriano. Ok, quindi questo è un foglio di quelli buoni. Quindi se qualcuno volesse proprio questo, te lo può chiedere. Sì, io posso anche, tanto se voglio rifarmelo per tenermelo io me lo rifaccio. Certo, ovviamente è tuo, ne voglio dire. Problemi zero, se uno lo vuole io glielo posso dare. Ciao Slate, anche Slate ci saluta, anche lui è un bravissimo disegnatore. Sì, ho presente, bravo. Grazie, lo scarabocchiatore dice Frank è un grande artista, siamo tutti d'accordo. Troppo buoni, grazie. Il nostro Magister Wa mi ha fatto sciogliere a uomo, sei emozionato in napoletano, ce l'ha detto Mirko. Sei emozionato che l'ho chiamato Magista, ma figurati per te queste là. Ciao ragazzi, maestro. Allora, carta ce l'hai detto, dimmi il tipo allora, di pennino che userà, se usi un pennino, cosa usi per chinare? Allora ti spiego subito, fino a 15-20 anni fa usavo proprio la china. La china quella liquida, col pennino. Bravo, quella liquida eccetera. Poi ho visto che è poco coprente una cosa e l'altra, oltre alla tempera qualche volta, no, io uso pennarelli. Pennarello, vedi, questo è un pennarello. E possiamo sapere la marca, la punta, come... Allora, questo qui è un stabilo, 0,4. Sì. Ma per le cose molto fini uso un 0,05. Sempre stabilo? No, anche altre marche. Quindi non è la marca, non è la tua tipo, marca... Tipo, sempre roba buona, tipo... Windsor Newton. Ah, ok. Come questa qua, famoso. Vedi, ecco. Perfetto. E poi pennarello un pelinino più grosso, sempre della stabilo questo. E poi per fare i fondi sì. fondi, proprio questi qua. Questo è proprio un pennarello. Questo è un po' un pennarello. Pennarelli indelebili, che questo può scrivere anche su vetro, su un sasso, su un mobile, che non viene via, insomma, hai capito? Sì, capito. Ecco, per capirsi. Ok, stanno arrivando altri saluti. Ruggeri ci dice condividere la propria arte è una cosa molto bella, di quello che cerchiamo sempre di fare con le nostre live. Grazie, è vero. E Pasquale Sletti dice troppo gentile maestro, dei complimenti. Grazie del maestro. Pasquale è bravissimo. Tra l'altro Pasquale sarà al Napoli Comic Con insieme ad altri autori bravissimi. Molto bravo, mi ricordo, molto bravo, cavoli. Hai una curiosità che avevo, tu fai solo bianco e nero, Frank? Allora, io, bravo, al 90% bianco e nero, perché amo il bianco e nero. Ogni tanto, visto l'ultimo che ho fatto con la ragazza con l'ombrello, Gwen Stacy, Spider-Man, eccetera, l'ho fatta tutta a colori. L'ho fatta proprio ieri o ieri l'altro.
un paio di giorni fa l'ho fatta, e proprio tutti a colore. Ogni tanto mi sbizzarrisco con il colore, un po' di colore lo metto anche qui oggi, perché Ho la visto che a tua... volte fai degli inserti, però grosso modo tu adori il bianco e nero come me del resto, Sempre quindi. dorato e bianco e nero, come puoi vedere anche da dietro me, Ah, guarda, visivamente. fai attenzione, già ti è arrivata una commission. Massimo Cartocci, il nostro amico, dopo la diretta per me scatta la commission. Scriverò in privato a Frank. Molto Accetti. gentile, grazie. Molto gentile. Spero di essere. Quindi fagli anche una bella dedica, mi raccomando, Ah, Frank. certamente, certamente, ci mancherebbe. Allora. Ok, adesso lui chinerà questa bellissima vampirella. Inizio. Voglio anche ricordare che Prego, prego. tutte le nostre live sono reperibili sul canale YouTube dell'associazione. Quindi se per caso avete perso l'inizio di questa live, voi andate sul canale YouTube e la vedete dall'inizio, insieme anche alle altre che abbiamo fatto e facciamo. Bene, bene, sì, perché qualche amico so che lavora ancora e non fa in tempo, ecco, a vedere in diretta, ecco, per quello, giusto? Quindi basterà andare poi sul canale YouTube dell'associazione e ci sono tutte le live che facciamo, compresa questa. Prego, Bene. prego Frankie, facci Grazie, sognare. grazie molto. Allora, iniziamo. Come vedete, ho fatto questa matita Allora, di io ti vampiro. metto in visione principale così vediamo anche meglio. Un attimo Va solo. bene, va Vai. bene. Grazie. Allora, come vedete, questa è Vampirella che ho fatto a matita. Ho fatto la matita perché non sono poi così bravo da riuscire a fare anche in diretta la matita e tutto quanto, eccetera. Quindi quello che è Va giusto, bene, anche giusto. per i tempi di E lo, prigione, de e lo devo dire, e lo devo va. dire. Allora, iniziamo, È inizio onesto. sempre dagli occhi. Ah, inizi per pratica, inizi sempre dagli occhi. Sì, no, cioè, sì, adesso che faccio la china, adesso che sto inchiostrando, intendo dire. Allora, ringraziamo Roberto Ruggeri che ha inviato 200 stelle per la diretta. Sarebbe una donazione, cose belle belle. Grazie Roberto. Grazie. Allora, hai capito? Allora, facciamo così. Si vede bene, vero? Sì. Hai fatto pure dei pipistrelli di sfondo. Sì, assolutamente. Quelli non mancano quasi mai. I pipistrelli non mancano quasi mai. Perché Infatti dietro alle spalle ti è nosferato il nostro mi Frank. piacciono proprio, sì. Quindi tu inizi sempre dagli occhi, ma anche quando disegni o solo quando chini? Allora, quando disegno faccio una... Sì, bravo, inizio dagli occhi. Sempre. Sì, quasi sempre. Inizio dagli occhi, le sopracciglia dopo, poi il naso, la bocca, poi faccio il volto e poi i capelli. Ah, quindi si può dire che inizi dai dettagli e poi ti allarghi, possiamo Sì, dire faccio... così? Sì, esatto, bravo. Vampirella è bellissima, guarda, già a matita è stupenda. Ecco, ho sbagliato una cosa qui, però vabbè, fa niente. Non ce ne siamo accorti, figurati. Quindi. Poi Tu sta zitto allora. per Massimo gliene farei una corretta, magari. Sì, no, ma è una sciocchezza, cioè voglio Ah, dire, ok. non sbaglio da poco, non perché l'ho fatto io, ma è una cosa da poco, ecco. Come vedi, Allora, tac, tac. dice Mirko, lui fa vampirella in un modo incredibile, super sexy. Ma io voglio dire, Dotti fa tutto, quando fa una donna tu ti devi togliere, le fa benissimo. Grazie. Anche se non fa solo donne, ho visto anche ritratti di personaggi famosi. Prima ho Sì, nominato Tim Burton. infatti, infatti, ecco, ho cambiato adesso, vedi? Ho Sì. cambiato un attimo, ho preso il pennarello un po' più lungo, scusa, un po' più grosso, un Un pelino po' più più grosso. doppio per fare la chioma. Sempre fine, ma sempre fine, ecco, però un pelino più grosso di quello di prima. Ah, sì, Mirko tra l'altro ti ringrazia pure per il disegno della squadra dei fondatori. Sarebbe fondatori, non è una cosa strana, Sì. insomma, sono Mirko, Enrico, Ah, Stefano e sì. Manuela. È la Giampapa, la Manuela Giampapa. Sì, sì, Manuela sì. Giampapa che hanno fatto una reunion in quel del Torino Comics. Sì, li ho visti, ho visto la foto che mi è piaciuto, l'ho detto, aspetta bene, va là che li ritraggo, ecco così, insomma. Sì. E hai fatto un bellissimo omaggio perché poi il Torino Comics è stata la prima fiera dove la nostra associazione ha fatto uno stand, che ormai è editore, lo Scarabocchiatore Ah, Edizioni. sì, infatti ho visto.
Ah beh, è stato molto bravo comunque lo E poi saremo scarabocchiatore. il 25 dicembre, il 25 aprile, Ah. saremo al Napoli Comic Con con un panel, con un talk dedicato a Fabio Celoni, altro bravissimo Cavolo, disegnatore. sono bravissimo, disegnassi io come lui, la metà, via. Ah, ma tu O sei magari come bravissimo anche lui. tu, Frank. Insomma, quello è bravo, Frank, ma poi l'idea di fare una tavola di fumetto non ti è mai venuta? No. Frank. No, se devo essere Ah. sincero, no, anche se mi sarebbe piaciuto come lavoro, mi sarebbe piaciuto molto come lavoro, diciamo, disegnare i fumetti, ma ho avuto un po' di problemi a livello. Cioè, ma adesso potresti così sperimentare, provarci. Sì, volendo sì, volendo Mi piacerebbe potrei. vedere una tavola realizzata da Frank, secondo me sarebbe, darebbe soddisfazione. Non saprei che cosa. Pennarello rosso, un attimo per le belle Rosso. labbra della signorina qua. Ah, perché fai l'incarnato, guarda. Guardate che bella buca che fa il nostro Frankie. Frankie, se qualche consiglio per chi vuole iniziare a disegnare o disegna e vuole migliorare, ce l'hai, visto che tu sei autodidatta? Allora, io posso dire, forse sbagliato, non lo so, però posso dire intanto di non usare le tavolette grafiche e tutte quelle cose lì, che non è che sono contrario, sia ben chiaro, ma di copiare da fotografie, come ho fatto io. Da persone più brave, eccetera, e disegnare manualmente, A mano. a mano, con lo stile che uno vuole, a matita, perché vedi che ogni tanto, se ci hai fatto caso, Marco, ogni tanto faccio dei disegni anche, ogni tanto faccio anche un po' di matita, ecco, carboncino, Sì, hai come, sì. capito? Anche per, insomma, per cambiare un po', questo è quello che mi piace di più. Cambio il pennarello grosso un attimo per far prima qui, come potete vedere. Per dare ombra. Per dare ombra, per far prima, se no ci metto Ah, dice matita. la nostra Viviana Giovannini, il rosso è un must nei disegni di Frank. È vero, È spesso, vero, spesso è vero, è vero, è vero. è Ha vero, ragione, ha lo detto possiamo bene. dire. Chi ti segue lo sa. Comunque è bellissimo avere una live dove tutti quelli che seguono sono disegnatori. Sì, anch'io ogni tanto, non sempre, pur essendo come si dice, in pensione, però non sempre riesco a seguirle tutte perché delle volte spesso no, spiego, spesso sono il nipotino, no? Ah, Una sei nonno, settimana sì, Frankie. bravo, una settimana sì, una settimana no, sono il nipotino. Allora quando sono nipotino non mi posso permettere 4 anni, vabbè, non è piccolissimo, ma ecco, è piccolo, insomma. Non mi posso permettere di assentarmi o di stare qui col bimbo. Il bimbo mi rompe le scatole, cioè voglio dire. No, no, abbiamo capito che intendi, Hai capito figurati. cosa voglio dire? No, non Sì, posso, devo sì, stare sì, dietro sì, sì. lui, È insomma, ecco, chiaro, cioè, hai te lo voglio dire capito? da nonno quale sei. Qui, pipistrello. Oh, già hai fatto un volto che già fa sussultare. Piace? Sì, tantissimo. Grazie. Aspetta, che Massimo, c'è farei un. un affavore, un affarone con questo. Tanto, ripeto, se uno lo vuole, ben volentieri, io me lo, ne ho tanti di vampirelle. Vabbè, però le devi rifare, come mi hai detto, giusto? Sì. Sì. Basta che uno chiede. Volendo, Sì. visto che la devi fare, posso anche chiedere un'altra posa, no? Giusto? Ah, certo. In realtà, volendo, posso chiederti anche una cosa che non hai fatto, di che ti piacerebbe farmi questo e tu, volendo, insomma, la puoi realizzare. No, no, ma certo, cioè, non è che uno. Sì, certo. Non è che io devo fare vampirella a uno se non gli piace, hai capito? No, no, è chiaro, è chiaro. Mi Uno può dice, scegliere. ma ci mancherebbe. Uno mi dice quello che vuole, se sono in grado, lo E faccio. cosa sei in grado di fare tutto, Frank? Dov'è che ti puoi O quasi, arrendere? hai Sul capito? disegno, secondo me, non hai nessun tipo di problema. Il Allora. nostro Frank va liscio su tutto, ragazzi. Vediamo un po', iniziamo già a fare un po' di
di nero, mi stiamo a fare un po' di scuro. Comunque, Forse tra fa. l'altro, sei anche. Vabbè, avevi già fatto la matita, però mi hai detto che sei anche rapido di tuo nel disegno. Abbastanza, abbastanza. Normalmente per una tua illustrazione, diciamo, di un personaggio, quanto ci metti? Finito, finito. Oh, ecco, direi un paio d'ore, via. Un paio d'ore finita. Sì, finita. Due ore e mezza, insomma, dipende, ecco. Dipende anche dalla. Allora, questo per me è un disegno abbastanza semplice. Ah, perché ne hai E, fatti tanti, giustamente. sì, è Quindi è una semplice. comfort zone, per così dire. Bravo, bravo. Questo è semplice, anche come dettagli, eccetera, non ci sono. Poi ci sono magari dei disegni che sono più dettagliati, ci sono delle cose più fini da fare, eccetera, più difficoltose. E allora in questo senso qui ci metto molto più tempo. Hai Ah, capito? Magari. dice Cartocci, una cosa che ci ho pensato pure io, mi ha incuriosito quando mi ha detto che ultimamente ha fatto una Gwen Stacy. Sta sul tuo profilo, giusto? Sul tuo Sì, profilo Facebook. assolutamente sì. Puoi andarla a vedere tranquillamente dopo, anche adesso non so come sei. Sì, l'ho fatto proprio completamente a colori, anche la carnagione, questa volta. Anche la Sul tuo carnagione. profilo Facebook, alla fine tu usi il profilo Facebook per postare i disegni, giusto? Sì, esatto. A Sia, Franco Dotti, allora, perché... Franco Dotti e anche Franco Schizzo. Ah, Frank Schizzo o Prendiamo, anche Franco? Franco Schizzo. Franco Schizzo, è vero, tieni due profili. Io ho due profili, adesso non mi ricordo per quale ragione, perché fu la figlia di mia moglie a mettermi su questo, a mettermi due profili, insomma, ecco, che è meglio, limite. Diciamo, Franco Dotti lo vedono gli amici, quelli che voglio io. Franco Schizzo lo vedono tutti, ok? Ok, vabbè, tutti, su entrambi troviamo tutti i tuoi disegni, giusto? Esatto, Ok, e rispondi a esattamente. entrambi, voglio dire, se io ti Sì, chiedo qualche cosa. Okay. assolutamente. Tra l'altro è pure rapido a rispondere. Sì, dai. Se ci pensate, lui tutto analogico, tutto a mano, vecchia Sì, scuola. Si vecchi, bravo, hai detto bene, vecchia scuola. può Proprio dire, vecchia no, scuola. così vecchia scuola. Come, scusa? Possiamo dire vecchia scuola, no? Sì, cioè, ci mancherebbe, no, ma è vero, come si faceva poi una mano quando ero un ragazzo io, Come si faceva una volta. Wow, bellissima. Che Cioè, non già c'era è uscita fuori praticamente, già il volto è uscito fuori. disegno digitale, non c'era, che non conosco, cioè nel senso conosco ma non so come funziona perché Sì. non l'ho mai provato, non l'ho mai Non l'ha mai studiato, approfondito. non è bravo, non l'ho mai approfondito e ripeto, non ho nulla con chi disegna in maniera digitale perché immagino che ci sia anche un po' di manualità. Sì, c'è la manualità, sicuramente tutti quanti, tutti gli autori che ho intervistato hanno detto tutti quanti, però partite dalla carta, come hai detto Ecco, tu. ecco. Normalmente viene usato il digitale per chi ha delle scadenze impellenti, che lo fa per lavoro e deve Ah. stare appresso alle scadenze. Il digitale ti permette di correggere gli errori più velocemente, di Ah, essere più, di ok. stare più sul pezzo, Ecco, diciamo. non lo sapevo. Però per te che lo fai per piacere, va bene No, così. non ho questo problema. Esatto, hai detto bene. Cioè, non Diciamo, ne così sento dicono più. gli autori, che preferiscono anche loro la carta, però diciamo, il digitale ti permette, se lavori in catena di montaggio, insomma, ti dà delle possibilità. Ecco. Allora, no, vedi, sempre da imparare, vedi, non lo sapevo. Sì, perché è sicuramente più veloce, più. Sì. Poi se sbagli è facile correggere, insomma. Ah, ecco, anche. Ah, qui se sbagli, dipende come sbagli, dipende. Adesso questa è carta buona. Se sbaglio sulla carta, Vabbè, Franky sbagli poco senza che fai la parte, sono sicuro che sbagli pochissimo. Non tantissimo, ecco, però ogni tanto mi viene fuori qualche porcata. Beh, mi Senti, viene fuori qualche porcata, quindi mi incavolo, mi arrabbio. tu hai detto Vampirella, ma un soggetto che odi invece? Un Che se soggetto ti che chiedo odio. quello dici, oh Maronna, perché mi ha contattato? Oddio, sai che non lo saprei. Un soggetto che odio. Non No. c'è niente che se te lo chiedo hai una botta, diciamo, di infronte. Se... Sai che non lo. Non. Ah, Non è... no, allora, non ha, no, 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 mi spiego per capirci. Diciamo, non amo fare no, che personaggi, non amo fare, come si dice, paesaggi, ecco.
faccio per dire. In effetti ne fai pochi, anche di sfide. Non ne faccio quasi nessuno. Non sono da paesaggio, ecco. Ah, ho capito, quindi diciamo un paesaggio bucolico non è che ti entusiasma. Oddio, se uno mi chiede un paesaggio dico, non sono molto bravo, ecco. Sono più bravo a disegnare personaggi, hai capito? Invece molto oltre Vampirella, un personaggio che ami? Molto, molto. Dico, oltre Vampirella. Ah, scusami, anche non avevo capito, scusami. Mi piace molto anche Lady Death. Presente, no? Sì. Sì. Anche Lady Death mi piace molto, per esempio. Ogni tanto faccio anche lei. E il nero italiano, tipo, che ne so, Diabolic, Criminal, questi qua. Ecco, che l'ho rivalutato negli ultimi anni un po' Diabolic, perché i disegni di adesso sono veramente belli, rispetto, senza offesa lo dico, senza offesa, sì, sia ben chiaro. Rispetto ai primi Diabolic, adesso è tutto un altro pianeta, c'è della gente che disegna da far paura. Il personaggio comunque è quello, disegnato più o meno bene. Sì, no, per carità, mi piaceva, però mi piaceva di più, che molti non lo conoscono, se sono giovani, Criminal. Come no, Criminal. Tu sì, sicuramente, non per date del vecchio. Chi ci segue è molto appassionato, perché comunque fino ad oggi, se lo vede, si vede spesso anche in riproposte, ristampe. È vero. Poi se uno non mastica fumetto, è un problema suo. Esatto. Esattamente. Hai detto bene, Marco, è proprio così. Aspetta mo che qui facciamo una cosina. Frank, tu per fiere giri mai? Per? Fiere. Fiere di settore, fiere di fumetto. Non riesco a girare molto. Ho mancato quest'anno la fiera a Bologna, porca miseria, che dovevo vedermi anche con un disegnatore a cui ho chiesto, sì, a cui mi ha fatto un paio, l'anno scorso mi aveva fatto qualcosa, proprio qui a Bologna. E solo che avevo la bronchite, stavo male, febbre, eccetera, tutto quanto, quindi non sono potuto andare. Per puro caso non sei andato. Sta buono, guarda, e poi ero qui a Bologna, proprio qui a casa mia, tra l'altro, a casa mia, e non sono potuto andare perché, ti ripeto, avevo la bronchite, tosse, febbre. Le altre fiere nel circondario? Sì, alla fiera proprio lì, alla zona di Bologna, dove fanno le fiere, le feste, no, dico, altre fiere, mo se ne stanno facendo tante in giro. Sì, è vero. Tu non vai? Non ti piace? No, non è che non mi piace, è che non riesco sempre molto a spostarmi. Avrei voluto venire volentieri a Torino, che è anche abbastanza vicino. Torino ci sono stato qualche anno fa con mia moglie, ma non a per Torino alla fiera o in generale a Torino? No. A vedere il come si chiama, porca miseria, il museo egizio. Ah, come no? Famosissimo. Sì, il museo egizio mi è piaciuto molto, anche mia moglie. Allora è un disegno a tema Egitto, non l'hai fatto, non me lo ricordo. No, credo di no, sai? Ma sì, è una bella intuizione, una bella cosa. Te la propongo, vai. Un disegno a tema Tutankhamon, non lo so. Perché no? Una bella Nefertiti delle tue. Cavoli, vai. Secondo me spacchiamo, Frank. Perché no? Lo faccio. La nostra Viv propone Cleopatra. Anche, forse. Guarda, sarebbe bello fare un mashup. Cleopatra fatta da Viv insieme a una Nefertiti fatta da tre insieme, che ma sarebbe una, io ve la lancio, ragazzi, se la fate ricordatevi di citarmi i ringraziamenti. Giustissimo, hai ragione, sei stato te a dire. Allora Viviana è d'accordo, allora vi organizzate poi con messaggi privati, ricordatevi di me quando è fatto. Ma assolutamente, adesso se sento Viviana quando vuole dirmi, no va bene, volentieri. Ma come secondo me esce qualcosa di bello. Come vado? Vado bene? Si vede bene? Si vede benissimo, tu vai sempre bene, Frank. Bene, non chiedo perché sai, delle volte... Non so se puoi spoilerare, ma il vestito glielo lasci bianco e nero? No, lo facciamo rosso, ci mancherebbe. Ah, rosso, che sarebbe il colore, diciamo. Vincenzo propone anche una sfida, una bella sfida, tu contro Viv, sarebbe una bella lotta, se Viv è d'accordo.
Mi vuoi veder perdere, va bene? Mi volete veder perdere? No, no, quando mai, no. Sarà una bella lotta, siete tutti e due bravissimi. Non ho capito perché Vivo mi sta minacciando. Marco, ma ti dobbiamo ricordare da Vivo? Non lo so. È vero, è vero, stai scherzando. No, no, ma No, certo. è una bella sfida, non le abbiamo fatte, sono molti anni, non Guarda, le stiamo tanto facendo, però le facciamo. mi è dispiaciuto non poter, che poi c'erano dei personaggi che piacevano a me, porco mondo, non poter, perché siamo andati via 23 giorni proprio quando è iniziata la sfida, uno contro uno. Ah, sì, per il contest, dice. Sì, che uno l'ho fatta e ho avuto la fortuna anche di vincere. Avrei voluto fare anche questo, ma non per vincere, cioè Ah, questo per partecipare. dice una cosa bellissima Vincenzo Basile, che è il rilancio nelle nostre sfide. Non perde nessuno nelle nostre sfide, vince sempre l'arte. Ed è Ah, vero. bravo, bravo, hai ragione. Ha Con detto bene. gli artisti, ovviamente, certo, le sfide con gli artisti. Certo. A vince l'arte, non è che si vince o si perde, chiaramente. Sì, adesso io ho detto così perché, Sì, insomma, ho avuto la diciamo ci fortuna che divertiamo sempre, ci alla divertiamo sempre fine, sì, tantissimo. certo, beh, ci mancherebbe, ma infatti. Allora, vediamo un po' qui. Vediamo un po', andiamo un po' su. Ecco, così, così, ecco, ok. Ok, adesso facciamo la gamba sinistra che poi vedendola disegnare risulta destra. No, praticamente l'hai quasi finito in. Sì, te l'ho detto, questa è una cosa molto per me, ovviamente, e anche per chi sa disegnare, è abbastanza facile, ecco. Vabbè, diciamo che è anche un soggetto che ritrae spesso, quindi Tra hai la mano l'altro, allenata. ritraggo spesso, quindi ho anche più manualità nel farlo, hai capito? Non ho capito perché con Frank non posso fare una sfida, ma disegnare insieme sarebbe un piacere. Va bene. Chi? Ah, Viviana, grazie. Viviana, Viviana. Va bene, Troppo allora fatevi gentile. questa idea, Cleopatra e Nefertiti. Spero che veda la luce, sarebbe bellissimo. Troppo gentile. Ogni tanto però mi trema la mano, porco mondo. Mi scuso, ma Vabbè, non sai cosa c'è, ma quello è l'età. il bello del fatto a mano, no? Se uno se lo fa a computer. No, qui è. No, no, certo, no, sai cosa c'è qui è. Sono gli anni che passano, insomma, ecco, lo sai, ogni tanto quando faccio una curva, eccetera, ogni tanto mi viene porca miseria. Oh, cosa vuoi farci? Amen. Tutta saggezza, Frank. Troppo buono. Troppo buono. Va bene, dai. Oh, quasi Poi finito. dopo, quando chiudiamo, facciamo di nuovo vedere il murales che ha alle spalle, se è Ma realizzato lui, ed è certo. anche disponibile a venire a casa vostra per fare murales. Oddio, adesso proprio Marco sta esagerando un po', non proprio, Va ma bene, vediamo. Se uno non mi vive lontanissimo, dai, si può pensare. piacerebbe, però è un po' più difficoltosa la cosa. Però sulle commission andiamo tranquilli, dai. Sì, ti dico, ne faccio così poche perché non No, per ho. più che altro le fai per te, per Sì, partire ma non ho presto. gran. Ma certo, ma non ho grosse richieste. Non è da dire, uno vede, non so, Gwen Stacy, dice: Socio, che bello, me lo vedi? E io dico: Guarda, l'ho fatto su carta da poco, eccetera. Mi paghi, ci mettiamo d'accordo, te lo faccio su carta buona, come questo, vedi? Sì. Come questo qua. Allora, saluto a Tonia che deve staccare. Se puoi andare a vedere poi, come dico a tutti, su Ciao, ciao, YouTube. grazie. Grazie YouTube per sul canale essere dello rimasto qua. Scarabocchiatore. Se uno vuole vedere il finale, ma durerà un altro quarto d'ora, diciamo, ci regoliamo sempre sull'oretta. Potete Sì. andare tranquillamente su YouTube e vedere la bellezza che sta creando il nostro Frank. No, è una passione proprio che c'ho da quando ero bambino, non c'è niente da fare. È una passione che ho da quando ero bambino proprio, sì. Allora, adesso andiamo a fare come si dice, il piccolo vestito, chiamiamolo Sì, così, la ah, tutina. hai preso il rosso, ti sei armato di rosso. Sì, guarda. Ecco, Sì, visto, visto. ecco. Allora, vediamo un po' di Questo è non più un fare. costume che un Sì, vestito, credo. esatto, di non fare una porcheria proprio.
Non ci arrivano dei complimenti. Bartolo Costanzo, siete grandi. Ti ringrazio, anche se qua l'unico grande è il nostro Frank. Era troppo gentile, grazie come sempre. Così dai, vedi. Frank già ha fatto una live con noi, questa sì. È la seconda live, adesso sta disegnando in diretta per noi una vampirella che è un po' il suo, posso dire, cavallo di battaglia. Sì, bravo, bravo, hai detto bene, infatti ho voluto segnare. L'altra volta feci come si chiama, Blackette o Catwoman, se non so. Ah, Catwoman, pure la fa... Vabbè, diciamo, tu fai tutto anche, benissimo, però pure... Piace molto anche che, mi piace molto anche Catwoman, sì. Molto. Che poi sono tutte donne, insomma, parte belle, però anche, insomma, autorevoli, caratteri belli forti. Vero? Hai detto bene, infatti è proprio così. Effettivamente, ah, cerco sempre di farle belle, sì, belle ragazze, sì, brutte, però, ragazze anche brutte, di carattere, i loro personaggi sono comunque ben definiti, molto robusti, forti. Ragazze brutte ne faccio poche, no, nel senso, senza offendere nessuno, nel voi senso, le donne sono tutte belle, brutte, sì, nel senso che voglio, insomma, come disegno voglio fare bene, voglio fare una bella, penso che a tutti piaccia vedere anche un bell'uomo piuttosto che un brutto uomo, no? Sugli uomini ci stanno pure brutti, ma le donne tutte belle. Sì, anche una donna stessa, però che guarda, fai un uomo, fai un bel fisico, eccetera, piuttosto che farne uno brutto, per dire, ecco. Sì. Hai fatto un Tim Burton che era bellissimo. Ti piace? Sì, sì, vabbè, sì, sì. Però l'ho fatto su cartaccia. Vabbè, io sono appassionato di, insomma, del regista dei film, quindi di Tim Burton. Ah, sì, sì. Un bel omaggio. Sì, infatti ho fatto proprio, avevo chiesto con, perché non avevo ben capito... con Emanuela Giampapa, no? Ho detto, ma scusa, devo fare ritrarre uno dei suoi film, dei personaggi dei suoi film, oppure devo fare lui? Fa come vuoi. Allora ho detto, beh, faccio lui. Hai avuto carta bianca in tutti i bravo, sensi. Bravo, ho avuto carta bianca. E poi, oltre che far lui, ne ho fatto anche Edward Mani di Forbici, che l'avevo già fatto nel lontano 2017, mi sembra. E infatti io me lo ricordavo che era un soggetto che già avevi fatto, però ci sta, perché visto che ami il bianco e il nero, i suoi sono personaggi un po' dark, ci sta, no? Sì, 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 infatti. Allora, vediamo un po', aspetta. Ecco, sì. Ma mi avevo messo una Nefertiti, oh, guardate, sta vedendo... Ecco, io li uso per fare niente, compasso. Gli fai una reula? Sì, non è proprio la regola, è come alla luna dire? Dietro. Sì, è un, sì, come se fosse una luna. Ah, a volte bellissimo. È una luna e la faccio e faccio proprio la luna, che si capisce che è una luna perché faccio anche i crateri eccetera, sì, così. Sì, sì. A volte faccio una cosa così che mi sembra un po' più bello, ecco, una, diciamo, un abbellimento. Comunque io adoro questo fatto che usi il materiale per, guardate, questo è il bello del fatto a mano. Aspetta. Un CD per fare il cerchio, o un porta CD, non so, comunque sì, era non è un porta, è una, quando lavoravo si stampavano queste cose qui, allora me li sono fregati, ho fregato qualcuno, che tanto sono degli scarti, quindi non ho rubato niente. No, perché dicevo, però è bello questa cosa, anche l'essere artigiano, è anche questo. Ragazzi, Frank è autodidatta, quindi basta l'impegno. Lui ha macinato molti fogli. Questo lo posso dire con orgoglio, se così si può dire, non mi ha insegnato nessuno. Nessuno mi ha detto, cioè, ho preso, ho guardato chi è più bravo, ho visto, eccetera. Ah, cavolo, guarda come si fa, è bello. Provo a fare così anch'io, cercando poi di avere sempre poi un mio stile, insomma, ecco. Hai capito? Come dice Vincenzo, l'arte del fare è anche questo, usi quello che hai vicino a te, verissimo. È vero, è vero, è vero. Ah, secondo me fa parte dell'essere artigiano, bellissimo Frank, comunque hai fatto un disegno stupendo, praticamente l'hai quasi terminato, immagino. Sì, 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 praticamente sì. Ti piace? Bellissimo. Grazie. Non ti dimenticare la firma, poi il nostro Cartocci ti dovrebbe chiamare poi in privato. No, beh, se lo vuole glielo do volentieri, tanto, a parte che sì, ne ho delle altre. Devo mettere d'accordo in privato, vedete. No, certo, mi sembra carino, non mi sembra carino dire, certo, ci mancherebbe. Aspetta che faccio i pipistrellacci. Infatti, due. Stavo dicendo, sta ancora qualche pipistrello, diciamo che l'ha finito. Sì.
E ci ha messo un poco meno di un'ora per finirlo. Alla fine, però, la matita già era stata fatta, quindi Sì, la matita era già stata fatta, quindi un pochettino di più, ecco, circa 2 ore, circa, diciamo 2 ore insomma, a con... grasso e Frank vi fa il disegno. Chiaramente, con Vampirella l'ha ammesso, è stato onesto di essere avvantaggiato perché è un soggetto che gli piace di Sì, fresco. diciamo il soggetto che mi piace di più, molto, soggetto preferito. Quindi, però, diciamo, in un paio d'ore ve la fa. Se volete cambiare soggetto o Uno altro, insomma. vuole il suo ritratto, Sì, anche il uno suo ritratto. vuole un cartone animato, vuole, che so, vuole un personaggio dei fumetti. Ecco, in questo senso qui, hai capito? Allora... Dicono pazzesco, ma sì, io penso che il nostro Frank è autodidatta, cioè questo lo ripeto sempre perché è una cosa che mi ha colpito, cioè da solo con qualche manuale che ha letto, insomma, negli anni 60, degli anni 60. Sì, è vero, del 68. Disegnare è facile. Disegnare è facile, ma ce ne sono tantissimi che vengono prodotti ancora Certo, oggi. certo, Io penso che in certo. realtà più del manuale ha contato la passione. Sì, sicuramente. Il fatto di Sì. ripetere, buttare fogli, buttare matite. Ah, sì. Indubbiamente è così, hai capito? Proprio mi piace molto. Ma nessuno ti si è mai sentito scoraggiato dicendo no, che lo faccio a fare? Qualche critica No, magari quello no. piuttosto che no. No, a me quello che... Allora, vedi Marco, se c'è una cosa che è brutta, ti dico, ti confido, non ho nessun problema, l'ho già detto altre volte, è avere dei rimpianti. Ah, certo, sì. Nel senso che io purtroppo un rimpianto ce l'ho, ed è quello di non essere riuscito, a fare questo per lavoro. Anche se non disegnare il fumetto... Allora, ti racconto questo. Avevo 17 anni, andai con mia madre in via Murri, c'è una via qui di Bologna, c'è una cosa, a trovare uno dei tanti disegnatori, attenzione, dei tanti disegnatori di Criminal, Come no, di certo. Manius, Oh, il sì. grande. Sì, bene. Roberto E Leviola, no? non era lui, era uno dei suoi disegnatori. Tu Sì, ho capito. devi sapere, immagino che tu lo sappia, ma molti non lo sanno probabilmente, alcuni almeno non lo sanno, che... se tu volevi disegnare Criminal, non lo potevi disegnare come volevi tu, dovevi disegnarlo come voleva lui, cioè nel suo stile. E Hai questo succede capito? su tutto il fumetto seriale, anche Ecco, su Dylan Dog e così. ecco. Sì, però, sì, no, è vero, però attenzione un momento. Allora, Dylan Dog lo disegna Roy, lo disegna, non so, Casertano, lo Sì, disegna Piccato, che è morto, mi sembra, poveretto, eccetera, lo disegna è Sperduto. venuto meno purtroppo. Hanno il loro stile, cioè è sempre Dylan, ma non il loro stile, più bianco e nero, meno bianco e nero. Sì. Soprattutto Roy ha un'interpretazione molto personale. Ecco, bravo, hai detto proprio bene. Invece, per disegnare Criminal, tu devi disegnare come lui, le ombre come le disegnava lui, Criminal come le disegnava lui, devi fare come voleva lui. Questo Sì, diciamo, te lo quando uno è dico per. all'inizio, diciamo, Roy e altri se lo permettono anche perché sono. Insomma, qui siamo ad alti livelli, eh? Quando uno inizia deve però fare chiaramente rispettare. È vero. Guarda, magari non sei riuscito a realizzare il tuo sogno di farlo per lavoro, però lo fai benissimo. Sì, però vedi, mi sarebbe... Complimenti vivissimi. Ti ringrazio molto, però vedi Marco, un po' di rimpianto ce l'ho, perché lì, vedi, sarebbe bastato avere anche solamente un pelino di fortuna in più. Ecco, con questo qui ti dicevo, scusami, mi sono poi fermato, feci vedere qualcosina, ovviamente non Sì, a 17 questi livelli qui, un po' meno, avevo 17 anni. anni, quindi più acerbo Ero possiamo un dire. cinno 50 anni fa ormai. Comunque è bellissimo, è finito Sì, inquadro adesso te lo così. cancello cancello la matita. Eccoti qua. Ecco. E dicevo, doveva dirmi qualcosa anche per, insomma, doveva dirmi qualcosa. Mi aveva dato qualche consiglino, così eccetera. Purtroppo non l'ho più sentito, ma poi mi è sembrato che si sia ammalato. Poveretto, si sia ammalato anche, abbia avuto dei problemi di salute, quindi non si è poi più fatto sentire così. Mi sembra di ricordare. Quindi anche lì, vedi, sono stato un po' sfortunato. Va bene, fortuna La serve casa sempre nella editrice, vita. Dico, dimmi. la fortuna serve sempre, una componente, per quanto nessuno lo voglia ammettere, una componente che serve. Però voglio dire, alla fine io, no, magari non lo farai per lavoro, però secondo me sei un maestro, come hanno detto anche molti che ci hanno seguito. Troppo buoni, perché chiamarmi maestro mi onora, non lo sono, ma mi onora. Adesso è un po' buio, però guardate dietro di lui, quel murales l'ha fatto lui, ditemi voi. Sa uno sferato bellissimo, mobile pazzesco.
Come dice il nostro Vincenzo Basile, le matite non si buttano, le consumi, le devi consumare, anche le penne per le sceneggiature, che lui è È sceneggiatore vero, anche, con una marea di carta. è proprio vero, ha detto bene, ha detto bene. Hai capito? E allora, niente, guarda, ti dico che una volta, che non c'era il computer, non c'erano i social, eccetera, la casa editrice Dardo, che credo, non so se esiste ancora, la casa editrice Dardo, D'Arto no, credo che non esista più. Dardo, credo che non ci sia più, Marco, aveva bisogno. Cioè aveva messo un'inserzione dove cercava matitisti ed inchiostratori di china. Ok? Allora, io mi presentai come inchiostratore di china, facendo vedere qualcosa di abbastanza buono, hai capito? Ok, dico benissimo. Passa un mese, passano 2 mesi, passano 3 mesi, purtroppo ho perso la lettera, sai, sono passati tanti anni. È un peccato, l'avrei conservato come ricordo. Insomma. Passano 8 mesi, dopo 8 mesi mi arriva questa lettera qua della casa editrice Dardo. Dico, cavoli, 8 mesi sono tanti, eh? Dico, Ma boh. e ti ricordi l'anno, quanti anni fa, per curiosità? Oh, no, ma avrò avuto un quarantello fa. Quarant'anni fa, Ah, sì, più o almeno. meno. Più o meno, sì, più o meno. Sì. Allora, mi arriva questa lettera qui. Cavolo, dico, oh, so se dopo 8 mesi, io ci avevo già perso le speranze. Insomma, diciamo che potevano anche non dirmi niente, non farsi sentire, però posso dire sono state anche carine, anche se purtroppo però mi è dispiaciuto perché hanno detto: nonostante abbiamo visto che quello che lei ha fatto è di buona fattura, però al momento non abbiamo bisogno. E allora anche lì ci sono rimasto male. E poi una cosa, poi l'altra, alla fine dico, so che due scatole, per non dire qualcos'altro, allora un po' di problemi familiari, che è inutile che le stia qui a dire, perché tanto non interessa a nessuno, eccetera. Una cosa e l'altra, non ho potuto viaggiare o andare a Milano, e ripeto, non c'erano scuole di fumetto allora, quando avevo 17 anni io, scuole di fumetto a Bologna non esistevano, se no mi sarei iscritto se avessi potuto. Per una cosa o per l'altra non sono riuscito a intraprendere il lavoro o di fumettista facendomi la mia gavetta o di illustratore, non l'ho potuto fare. Ecco, Va la cosa bene, questa. hai avuto le tue difficoltà, però voglio dire, nonostante tutto, Purtroppo. oggi il nostro Franco Dotti ha fatto questo. Adesso ve lo faccio vedere bene. Qui c'era anche l'ombra, Il no? nostro Frank è a disposizione per commissione, contattatelo se volete. Questa qua l'ha fatta su carta buona, diciamo, carta adatta. Quindi Sì, se qualcuno la Fabriano. vuole, Massimo Cartocci si era offerto, quindi ha detto di chiaro che ti contatterà in privato per avere questa. Non ti dimenticare la firma poi, quando Ah firmi no, con guarda, la Franco faccio Dotti. subito. Ah, ok, perfetto. La faccio Così subito, vediamo guarda. la firma in diretta. Massimo, se ci sei, oppure successivamente, chiama Allora, quando vuoi dov'è qua? il nostro Frank e ti arriverà Allora. questo piccolo capolavoro, che devo dire la verità. Adesso dopo lo faccio vedere Bellissimo. bene. Questo io comunque, se mi permetti, voglio dire, voglio indicarti come esempio. Sì. Nonostante le difficoltà, i problemi e insomma la sfortuna che possiamo dire hai avuto, oggi Franco Dotti illustra benissimo. Ah, Grazie. Massimo Cartocci c'è, quindi a posto. Bellissimo. Ecco, Ecco direi qua. Guarda, hai praticamente. messo la firma proprio sul finire della nostra ora. Sei stato anche precisissimo. Ah, non mi ero neanche accorto che era passato un'ora, adesso te lo dico. Guarda, è la Giuro. cosa proprio un'ora finito, bellissimo. Guarda, Questa è grande decisione. un'altra oretta circa a farla matita, un attimo a farla bene, eccetera, così, diciamo, sì, come ho detto, un paio d'ore. Poi farlo durante la live è anche più difficile perché comunque sto io che ti do fastidio. No, no, non dai nessun fastidio, è una No, cosa nel senso che diversa. ti posso distrarre, questo volevo dire. Ah, sì, è una cosa diversa. Aspetta che ti ingrandisco, aspetta un Sì? attimo. Eccoti qua, guarda qua, guardate che capolavoro che ha fatto. Perfetto, bellissimo. Pure la firma, qua è stupendo. Con le goccioline di sangue, vedi? Mi Sì, bellissimo. fermo sempre con le goccioline di sangue. Allora, complimenti, Frank. Grazie, Stanno arrivando Marco. altri messaggi dove dicono che sei un esempio. Io confermo che è un esempio, che
voglio dire, dopo Ringrazio tutti, grazie Paola ha Di avuto Maio, anche grazie. la, cioè, si è confidato con noi che ha avuto anche delle difficoltà a Eh sì, realizzare. purtroppo, purtroppo. E non ho, proprio per queste difficoltà non sono riuscito a... Io ti ringrazio anche per esserti aperto e per averci detto, insomma, tutto il tuo vissuto, di aver condiviso con noi quest'oretta disegnando, chinando e Per me dicendoci è stato un il piacere, è stato tuo un percorso secondo artistico. piacere. È stato un secondo piacere anche per me. Grazie Marco e grazie a tutti Grazie quanti. a te, grazie a chi ci ha seguito, grazie a tutti Ecco. quanti, veramente, grazie a tutti che ci hanno seguito, ai commenti che ci hanno dato e insomma tutto quanto. Grazie davvero. Io Grazie davvero a ricordo tutti. la prossima live, un piccolo momento autoreferenziale, perché mercoledì mattina sarò io protagonista di una live insieme al disegnatore Germano Massenzio Sì. nel format a colazione con l'autore per parlare del prossimo Comic Con, dove il nostro fumetto dedicato a Munch, Edward Munch, sta in finale per un premio del Comic Con, lo Ah, spaccanoco. cavolo, ho capito. Quindi se mercoledì mattina, se avete tempo, stiamo su questi canali alle 10 del mattino con Cristina Di Maio. Se posso volentieri, se posso volentieri. Grazie Frank, sarebbe un piacere. Grazie ancora a Grazie tutti. Marco, sei stato molto gentile, grazie a tutti quanti quelli che hanno seguito e che magari guardano anche non più cioè voglio dire in differita, eccetera, o su YouTube o da qualche altra parte. A me fa piacere se volete, io sono qui per voi, per quel poco che so fare, molto volentieri. È bravissimo e Va modesto, sa fare tanto. bene? Cosa devo Franco fare? Dotti o Frank Schizzo? O Franco Schizzo, Franco scusami, Schizzo, Franco sì, Schizzo. Franco con la K e Schizzo CH normale. Ok, però io direi Franco Dotti anche più facile da trovare. Sì, Comunque li ci trovate mancherebbe. Poi tutti vedete la su mia faccia, la mia FB. bella faccia, bella, Sì, insomma, per modo su di dire. Facebook sta là e è a vostra Esatto, disposizione. esatto. Grazie Benissimo. Frank, ciao a tutti ragazzi. Grazie Marco. Grazie ancora. Ciao, ciao. Ciao ciao. Grazie.